Sono con la presidente dell'ANFI Lazio, la dottoressa Miriam Anna Klein. Buon pomeriggio e benvenuta su HTO. Buon pomeriggio anche a voi. E come vedete ci troviamo nell'esposizione felina di Roma qui all'EUR, dove ci sono più di 250 gatti. Io rappresento la sezione Lazio e quello che vi posso dire è che l'ANFI Lazio è una sezione che fa parte dell'ANFI Italiana, la quale ANFI Italiana o ANFI Italia si trova a Torino. Che cos'è l'ANFI? L'ANFI, lo dice la parola, Associazione Nazionale Felina Italiana, l'unica in Italia a detenere il libro genealogico del gatto di razza. Libro genealogico vuol dire anche pedigree, per cui genealogia del gatto di razza. E da quando è stata riconosciuta, ormai sono parecchi anni, noi siamo sotto l'egida del MIPAF, che è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per cui dobbiamo anche seguire un certo, diciamo, iter per la registrazione dei gatti, per la selezione, per la salute, perché comunque siamo, come si dice, sotto l'occhio indagatore o come si vuol chiamare. Qui nel Lazio siamo oggi 520 soci, che non sono pochissimi, potremmo esserne di più visto che Roma è comunque una città molto grande, Roma e Lazio. E abbiamo cominciato da poco un nuovo iter, cercando anche di promozionare la sezione con eventualmente dei seminari, delle riunioni che sono comunque rivolte al socio in sé per sé, in modo che il socio stesso non si senta lasciato solo. Diamo le informazioni necessarie per quanto riguarda l'allevamento, se c'è bisogno di consigli, di ordine di salute. Insomma, coccoliamo il nostro socio, almeno cerchiamo di farlo. Per diventare soci quali caratteristiche bisogna avere? Bisogna per forza avere un allevamento, avere per forza dei gatti oppure no? No, non precisamente, perché comunque ci sono non tanti ma molti soci che sono esclusivamente soci, come si dice, amatoriali, nel senso che non hanno il gatto, però comunque piace essere nel mondo dei gatti, per cui con l'associazione, diciamo, dopo che tu sei diventato socio, hai delle facilitazioni. Per esempio oggi qui nella mostra, se tu eri socio non avresti pagato il biglietto d'ingresso. Poi comunque abbiamo delle facilitazioni anche per quanto riguarda l'alimentazione, ci sono negozi convenzionati, per cui la quota non è esagerata, perché sono 26 euro l'anno, diciamo che te lo puoi permettere, sì, è abbastanza accessibile. E se io volessi diventare socia, a chi mi devo rivolgere? Avete un sito, un numero di telefono? Allora, per diventare socio esiste un sito web dell'ANFI Lazio, è www.anfilazio.com, dove si può trovare il form per la registrazione, dove uno può fare, cioè sottoscrivere il form per diventare socio. Dopodiché l'ANFI valuterà, diciamo, pro forma l'ingresso, e nell'arco di un paio di mesi si è soci a tutti gli effetti. Lei, come abbiamo detto prima, è presidente dell'ANFI Lazio, immagino che abbia dei gatti. Sì, l'allevamento è, diciamo, è qualcosa che non si può lasciare, cioè è imprescindibile dal fatto che io sia presidente della sezione, perché l'allevamento è quello per cui poi mi ha portato a essere qui oggi. Io allevo da moltissimi anni e i gatti sono comunque la mia vita. Che tipo di gatti? Io ho dei persiani color point, dei gatti che comunque hanno anche loro avuto una buona carriera. I miei gatti vivono anche all'estero, diciamo in parecchie parti del mondo. Sì. Poi peraltro, per non farsi mancare niente, anche giudice alle mostre. Che cosa vuol dire essere giudice?
Eh sì, sono anche giudice della prima e della seconda categoria, non voglio entrare nel dettaglio perché comunque per la prima si intende il gatto a pelo lungo e della seconda il gatto a pelo semilungo. Sì, anche questa è diciamo un'attività collaterale da ormai sono quasi 16 anni. È bello stare dall'una e dall'altra parte, ossia fare sia l'allevatore espositore che poi il giudice. Perché comunque io personalmente sono giudice anche molto severo dei miei gatti, principalmente, sì. Invece la signora è? Giuseppina Sforz. Lei invece per quanto riguarda l'associazione? Sono la vicepresidente della sezione Lazio. Immagino che anche lei abbia dei gatti. Beh sì, sicuramente. Tanti? Una decina. Anche lei è un allevamento? Sì, certo. Che tipo di gatti? Sono dei certosini, sono dei chartreuse, gatto a pelo corto. Invece la signora? Io sono la segretaria dell'Anfi Lazio, mi chiamo Adriana Annunziata e sono allevatrice anch'io, allevamento amatoriale da persiani. Ultimo adesso, l'ultima domanda, un consiglio ai nostri telespettatori per coloro che magari sono ancora un po' indecisi, non molto appassionati di gatti. Perché devono partecipare e venire alle mostre? Perché il gatto? Che cosa ha di diverso il gatto? Beh, io credo che il gatto è qualcosa che noi ci abbiamo dentro, cioè io ce l'ho nel DNA da sempre, però per sapere, per capire che cos'è un gatto, adottatelo, portatevelo a casa. Non è vero che il gatto è diverso dal cane. Il gatto può dare tanto, il gatto è un amico, il gatto ti dà tranquillità, ti dà pace. Cioè accarezzare un gatto vuol dire proprio avere, non lo so, un peluche tra le mani, sì, di qualsiasi razza esso sia. Lo consiglio vivamente, sì, come dice lei c'è la pet therapy, che il gatto viene consigliato. Beh, diciamo una magia. Anche se appunto sembrano, certe volte i gatti vengono paragonati così con le streghe, però effettivamente il gatto ha un carattere molto particolare. È assolutamente. Questa cosa si è superata da sempre, assolutamente sì, il gatto bisogna averlo per capire cos'è, non si può dire se non si è mai vissuto con un gatto. Provate. Anche con un gatto nero. Soprattutto con un gatto nero, portano anche fortuna. Okay. Grazie. Grazie a voi e buonasera. Buon proseguimento. Arrivederci.